Si aprirà l'11 gennaio il bando della Regione Toscana per chi svolge attività di somministrazione. 2.500 euro a chi dimostra di aver avuto un calo del fatturato di almeno il 40% dallo scorso gennaio. Ben venga qualsiasi aiuto, apprezza Paolo Naccari dei Ristoratori Toscana, ma per potervi accedere è necessario dimostrare la regolarità contributiva del DURC. Per chi come noi non lavora praticamente da un anno, come è possibile? Non è possibile, non è a Siena, hanno voluto fare uno scostamento di bilancio, basta l'autocertificazione, ti presenti in ufficio, porti l'autocertificazione di aver avuto un calo del 40% e avrai il fondo perduto. Perché in regione non si riesce a fare? Dici, i problemi sono i fondi europei, allora si spostino questi fondi per qualcos'altro e si utilizzino fondi della regione per questo fondo perduto. Io capisco la buona volontà, ma arriviamo fino in fondo nelle misure. In generale Naccari contesta soprattutto al governo una mancanza di strategia e il balletto dei colori ne è una dimostrazione. Perché uno può anche decidere come in Inghilterra, in Germania, che sia necessario un lockdown, ma non si può decidere sempre due giorni prima, tre giorni prima, un giorno prima. Noi chiediamo stabilità. Intanto domani Ristoratori Toscana e tutta la rete di TNI, Tutela Nazionale Imprese, lancia una giornata contro lo sfruttamento dei grandi colossi del food delivery per dare il via a una campagna di sensibilizzazione per sostenere le attività di vicinato. Se è vero infatti che il delivery è l'unica possibilità che hanno i ristoratori per poter lavorare, oltre all'asporto, utilizzare le ormai note piattaforme è controproducente. In questo anno, con la maggior richiesta di adesione a queste piattaforme, alcune hanno cambiato unilateralmente le condizioni, mettendo sanzioni per i ritardi, più il 30% che prendono loro, più il 22% d'IVA sul loro 30%, è un continuo costo. Naccari contesta inoltre la mancanza di rispetto delle norme sul lavoro e sulla tassazione da parte dei colossi del delivery. L'appello quindi è delivery sì, ma contattando direttamente il ristorante. Faccio un appello alla popolazione toscana e italiana, dovete chiamare i ristoranti o andare a prendere là, se no fateveli portare da piattaforme italiane o da associazioni, società italiane o dai ristoranti che hanno i loro fattorini a casa. Non utilizzate questo schiavismo.